uno degli argomenti che volevamo appunto affrontare era sicuramente quello, insomma, ormai sulla bocca di tutti del climate change, quindi cambiamento climatico. E siamo in una realtà dove apparentemente, insomma, non è che si possa dire, palesare chissà che cambiamento climatico, però ci sono tanti piccoli fattori che ci fanno notare comunque che questo, insomma, questi cambiamenti ci sono e si fanno anche sentire, in particolare sulle piante, sull'orto e sulla stagionalità. A partire dal semplice innalzarsi delle temperature medie, quindi sicuramente questo è uno dei fattori più evidenti. Autunni che spesso non sono così piovosi oppure eccedono per la portata di piogge. Inverni che invece tendono a diventare sempre più miti. Soprattutto sugli inverni miti questo può provocare cambiamenti e può favorire determinati fenomeni. Il fatto che appunto faccia più caldo sulle piante ad esempio può stimolarle quindi a germogliare prima. Il problema si pone quando poi magari ci sono però dei ritorni di freddo e questo sulle piante ovviamente può creare dei grossi danni, soprattutto se hanno già magari messo fuori delle gemme del nuovo anno piuttosto che dei boccioli. Tutti ormai ci ritroviamo a combattere con tantissime specie aliene, si chiamano anche insomma insetti alloctoni che provengono da altri paesi. Non è tanto spesso il cambiamento climatico di per sé che li porta nel nostro paese, quanto piuttosto gli scambi commerciali, la facilità di viaggiare. Spesso questi insetti arrivano da climi temperati, climi tropicali e riescono comunque a sopravvivere. Una volta magari con un inverno con temperature medie, magari inferiori allo zero, morivano, adesso riescono a superarlo. Il freddo non limita più magari determinati patogeni delle piante. Uno per eccellenza sono ad esempio le famose cimici che troviamo poi d'autunno che invadono le nostre case, però d'estate le ritroviamo nell'orto. Con inverni più freddi sicuramente ne avremmo di meno e questo lo vediamo anche con tanti altri insetti, anche la piralide del bosso. In casa Loiolo abbiamo diverse siepi di bosso e di anno in anno con inverni più freddi si nota chiaramente che l'attacco viene ritardato notevolmente della piralide, mentre se continuasse così con un inverno mite, già probabilmente a fine febbraio e primi di marzo avremmo già delle larve sopra il bosso e sicuramente dovremmo iniziare poi a trattare di conseguenza. Questi cambiamenti sicuramente non sono frutto di immaginazione, sono reali e tangibili anche in posti dove non necessariamente abbiamo, come dire, un ghiacciaio che si scioglie. L'orto ci fa notare queste cose, il giardino stesso ce le fa notare. Nell'orto in particolare dovremmo stare molto attenti ad alternare le culture, spostare le culture di un anno, metterle in un'altra parte dell'orto. Tutto ciò che noi possiamo fare in buona sostanza è cercare di percepire quei segnali che l'orto ci dà. Nell'orto, le piante più che altro, seguire attentamente gli sviluppi ogni anno del clima, magari prendere anche appunti, segnarci le temperature medie oppure piuttosto che le precipitazioni. L'orto è un po' come un campo sperimentale anche in qualche senso e quindi ci dà l'occasione di provare noi stessi ogni anno quale soluzione possa essere la più adatta a seconda poi della situazione.